Ciao Artigiano, oggi ti faccio vedere un progetto davvero semplice, realizzabile quasi unicamente con un unico attrezzo. Come materiale utilizzo del lamellare di faggio, le misure sono 27, che sarebbe lo spessore, per 300 per 1000. Queste tipo di tavole di lamellare faggio appunto le trovi comunemente nei grossi centri di distribuzione, tipo le Leroy Merlin. La comodità di utilizzare questo materiale che è già perfettamente squadrato, piallato, calibrato e quindi pronto all'uso, bisogna solo ritagliarlo. Come ti stavo dicendo, il progetto consiste nel realizzare due taglieri, li ricavo da questa tavola di lamellare di faggio. Questi taglieri non sono perfettamente squadrati, ma comunque sono tutte linee dritte, perciò andrà benissimo l'EasyCut di Bosch proprio per fare questi tagli. Prima di tracciare l'ingombro di taglieri sul lamellare, mi faccio il disegno in scala 1 a 1 su un pezzo di USB di scarto anche per verificare proporzioni e anche la forma stessa che voglio dare. Ok, fatto, posso ritagliare. Perfetto, posso riportarmi la sagoma sulla tavola di lamellare faggio. Grazie al secondo, perciò ribalto. Ho terminato di tracciare per poter lavorare sul banco e non dovermi sporgere, perché comunque la lama è più alta rispetto allo spessore del materiale. Sollevo il materiale dal piano mettendo due pezzi di travetto. Maschera e cuffie. Ho finito di scontornare le due sagome, sono venuti quasi perfettamente identici, c'è qualche piccola imperfezione che comunque andrò a sistemare con l'orbitale tonda da 125 mm. Quando ti ho detto che avrei utilizzato un unico strumento, un unico attrezzo per realizzare i due taglieri, ho dato per scontato la levigatura, quindi l'utilizzo dell'orbitale tonda. Penultimo passaggio, al trapano da banco con una punta da 15 mm di tipo Forstner ho realizzato esattamente questi due fori, chissà che un giorno magari decido di appendere i taglieri. Mentre l'ultimo passaggio è farli trattamento, il trattamento io generalmente ai taglieri lo faccio con olio purissimo di vaselina, quello per uso enologico. Lo tengo sempre in una vaschetta proprio per comodità. Dopo aver spolverato i taglieri, spolverato alla perfezione con il compressore, una alla volta vado a immergerli. Ci stanno? Non ci stanno. Favoloso! È leggermente più lungo della vaschetta. Vabbè, immergo da una parte, dall'altra. E
diciamo che gli faccio il trattamento così. Faccio il trattamento anche al secondo tagliere. Allora, due taglieri realizzati in poco più di 30 minuti per una spesa complessiva di circa 30 euro, calcolando anche l'olio di vaselina. Ho utilizzato davvero il minimo degli attrezzi, ovvero l'EasyCut 50 di Bosch e una piccola orbitale da 125 mm, sempre della linea verde Bosch. Come potuto vedere non c'è voluto altro. Sono stato avvantaggiato soprattutto, come ti ho detto all'inizio, perché ho utilizzato un semilavorato, ovvero una tavola di lamellare di faggio. Spessore 27 mm. A proposito di Bosch e di EasyCut 50, io sabato 21 settembre, quindi tra qualche giorno, dalle 15 alle 17, sarò a Roma, all'Leroy Merlin, Roma Salaria. Perché cosa? Esattamente per riproporre questo progetto, quindi fare una decina di questi taglieri, quindi chi prima arriva si aggiudica il tagliere. Perciò non perderti l'appuntamento se sei di Roma o dintorni, sabato 21 aprile dalle 15 alle 17, Leroy Merlin, Roma Salaria. Sarò lì. Ulteriori informazioni le trovi qui sotto nella info box, in descrizione in pratica. Con questo è davvero tutto, non mi resta che salutarti, stammi bene. Ciao artigiano!